Ci possono essere, purtroppo ci sono, situazioni di male interiore che non sono diagnosticabili. Quando c'è la sofferenza dello spirito, questa non si vede. Eppure è grave tanto quanto un tumore. Perché se una persona ha un tumore lo accompagniamo e quando muore la compiangiamo? Quando una persona invece ha una sofferenza interiore insopportabile, intollerabile, dicono i psicologi, i psichiatri, che chi decide volontariamente di togliersi la vita è perché non ha trovato altra soluzione di fronte. Allora noi non siamo naturalmente i giudici, siamo le persone che accompagnano questi fratelli e anche la Chiesa ha cambiato. Pensa una volta neanche il funerale, neanche i seppelliti in terra consacrata, oggi no. Si è compreso che è un gesto, certo è un gesto negativo, ma che la persona non poteva fare altrimenti. Diverso il discorso è il malato che si trova di fronte a una vita ormai di sofferenze, di umiliazioni e quando non c'è più nessuna speranza, neanche minima, di miglioramento, ma c'è soltanto la tortura perché non ti funziona un organo, ti infilano un tubo. Quando è soltanto sofferenza, se questa persona decide basta, lasciatemi morire, ecco io credo che questo sia comprensibile. Il fine vita è un mistero. Per cui la parola decisiva spetta soltanto alla persona che la sta vivendo, nessun altro può decidere per lei. C'è nell'Apocalisse una bellissima espressione, Gesù stesso che dice: Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi ascolta, entro e ceno con lui. Gesù non sfonda la porta con gli scarponi, bussa delicatamente. Quindi c'è un sacrario che a nessuno è permesso valicare, è quello della coscienza dell'uomo. Lì c'entra soltanto il Signore e con delicatezza.